Spegnetelo. Che succede? Il flusso d'acqua dalla turbina è debole. Va bene. Spegnete tutti i controlli di sicurezza o rischiamo un blocco nel bel mezzo del test. Scusate se interrompo, è così difficile chiudere il becco. Vi chiedo troppo, forse non siete in grado? Avvisatemi quando vi abbiamo fatto. Siamo a 700, signor Cid. Contento, signor Akima? Certo, signore, molto, ma continuo a pensare finalmente. Allora, andiamo avanti. Spegnete la turbina numero 8. La turbina 8. C'è un picco di potenza. Come? Buonasera, mi trovo su un'auto diretta a Chernobyl, la famigerata centrale nucleare che 20 anni fa esplose liberando dall'atmosfera un'enorme quantità di particelle radioattive che poi si disseminarono in Europa e sull'intero emisfero nord. Tutta questa zona per un raggio di 30 km è rimasta chiusa per lungo tempo proprio perché qui è caduta la maggior parte delle sostanze fuoriuscite dall'esplosione. Oggi quest'area è stata in parte bonificata ed è possibile visitarla, seppure adottando certe precauzioni. Per misurare la radioattività esistono rilevatori come questi che indicano il livello delle dosi assorbite. Laggiù, nella centrale di Chernobyl, il fuoco nucleare non è ancora del tutto spento. Il combustibile fuso è ancora incandescente. Malgrado le tonnellate e tonnellate di sabbia, di argilla, di boro, di piombo che sono state gettate sul reattore nei giorni e nelle settimane seguenti la tragedia. Era l'una e mezza di notte del 26 aprile 1986. Nella sala di controllo dei tecnici stavano effettuando un esperimento spingendo il reattore al di là dei limiti di tolleranza, addirittura disattivando i sistemi automatici di sicurezza per portare avanti la loro sperimentazione e provocando a un certo punto una devastante esplosione, un'esplosione destinata a entrare nella storia. Che cos'è? Che succede? Qualcuno mi spiega che succede? Le barre di controllo non sono in posizione, non capisco, non sono rientrate. Le ho premuto il pulsante lei. Di scram per l'arresto rapido, dovevano essere già tornate a posto. Forse... Ma che... Va bene, emergenza. Ma cosa successe veramente quella notte del 26 aprile di 20 anni fa? Ebbene, attraverso testimonianze e documenti è stato possibile ricostruire quello che è avvenuto prima dell'esplosione, ma anche quello che è successo dopo, in particolare gli incredibili silenzi delle autorità sovietiche che, cercando di minimizzare l'incidente, hanno finito per aggravare la situazione perché in questo modo hanno ritardato gli interventi di emergenza. Teoricamente potrebbe essere 3,6. Zarkov! Non riferirò a Mosca che le cose stanno peggio di quello che sono, chiaro? Non sono a 3,6 Rentgen, signore. Arrivano a 15.000. Non lo stia a sentire, signore! Questo affare è guasto! Ascolta, forse ti sei sbagliato. Ho appena confermato a Mosca. Lo butti via! Almeno 10.000 Rentgen. Ribadisco che dobbiamo evacuare immediatamente la zona e spegnere il reattore. Tipica mentalità Glasnost! Un'evacuazione scatenerebbe il panico! Ed eccola la centrale di Chernobyl. Il reattore numero 4, quello che è esploso, ora è racchiuso in una specie di sarcofago di cemento e di acciaio che è stato costruito dopo l'esplosione. La copertura in metallo non ha potuto però essere sigillata, quindi ci sono
ampie fessure attraverso le quali si verificano delle infiltrazioni d'acqua e ci sono piccole fuoriuscite di radioattività. I tecnici ci hanno invitato a mettere qualche indumento di protezione, non tanto per la radioattività, che qui non è molto pericolosa, quanto per le polveri. Stare qui vicini, tanto per dare un'idea, a 100 metri dalla centrale, anche per 10 o 20 ore, vuol dire ricevere una dose di radiazioni che è analoga a quella che si può avere con una sola radiografia toracica. Quello che bisogna evitare sono le polveri, cioè le particelle radioattive cadute qui tutti intorno in grande quantità al momento dell'esplosione. La zona è stata ripulita, sono stati asportati i primi 10 centimetri di terra, ma delle particelle sono inevitabilmente rimaste sul terreno. Esse sono altamente radioattive, lo rimarranno per un lungo tempo, quindi bisogna evitare che si attacchino ai vestiti e ancor più bisogna evitare di inalarle o di mangiarle con dei cibi che provengono da questa zona. Il sarcofago, dicevamo, è stato in tutta fretta costruito dopo l'esplosione con mille difficoltà. Per compiere questi altri lavori di contenimento, molti uomini hanno affrontato rischi gravissimi. Nella fase iniziale molti si sono sacrificati. Decine di pompieri e addetti alla centrale hanno perso la vita nel tentativo di spegnere l'incendio. Delle squadre di operai e di militari, in tutto centinaia di migliaia di persone, si sono poi alternate negli anni seguenti per le opere di bonifica. Ma oggi la struttura è in pessime condizioni. Occorrono quindi nuovi lavori di ristrutturazione per evitare che possa crollare con conseguenze non prevedibili. Esiste un progetto gigantesco per ricoprire la centrale con una nuova struttura del costo di quasi 1 miliardo di euro, ma solo 2/3 della somma finora è stata raccolta. Avremo modo di tornare su questo sito, ma vediamo ora minuto per minuto come si è svolta questa incredibile storia grazie a una ricostruzione realizzata dal regista Nick Murphy per la BBC e uno sceneggiato che permette un po' di rivedere i fatti e i personaggi di quella famosa notte. E questa sarà anche per noi un'occasione per capire meglio il problema oggi dell'energia, sia nel mondo che in Italia, perché questo ventennale di Chernobyl cade in un momento molto particolare, un momento in cui l'energia torna a essere al centro di serie preoccupazioni economiche e politiche. Torniamo dunque a quell'aprile del 1986 e seguiamo momento per momento quello che è successo all'interno della centrale. Mi chiamo Valery Legarsev e 2 anni fa non sospettavo quello che la vita aveva in serbo per me. Ho sempre pensato che questo fosse un paese culturalmente progredito, che tutti condividessimo questo sogno di maturità. Ma 2 anni fa un incidente assurdo, senza precedenti, ci ha svegliati tutti molto bruscamente da quel sogno. Ho condotto io l'indagine sulle cause dell'esplosione. Ho raccolto un'infinità di appunti, di testimonianze. E in seguito ho avuto modo di presentare al mondo le prove in mio possesso. Non ho mai detto il falso. Però non ho neanche mai raccontato tutta la verità. Ora voglio tornare indietro con voi a quella notte, a quando quello che doveva essere un normalissimo controllo di un reattore ha condotto a una tragedia inimmaginabile. Sento il bisogno di rivivere quei giorni disperati. Sento il bisogno di rivelare perché il mondo è venuto a conoscere quel nome. Chernobyl. Ed è indispensabile andare avanti. Ma è pericoloso, signore. Il reattore è troppo instabile. Non posso estrarre altre barre di controllo. Come si permette. Esegua. Si rende conto? Si rende conto che le ho dato un ordine? Vede, la procedura di sicurezza prevede che quando la potenza è ridotta al di sotto del 30%. Non ritarderò ancora il test, signore. Solo per le paure di un gruppo di subordinati. O fa quello che le ho chiesto o la licenzio. D'accordo, ma non credo. Se non esegue subito le mie istruzioni, è esonerato. E ora rimuova le barre. D'accordo, iniziamo con 2, coraggio.
gli ha dato di volta al cervello. È in menopausa. Cosa sta succedendo? Bene, prima di continuare nella ricostruzione dell'incidente, vediamo di capire qual è la situazione. Qui siamo nella centrale nucleare di Garigliano, che attualmente è chiusa, ma che continua a essere sorvegliata. Vedete che la sala di controllo è molto simile a quella di Chernobyl, anche se il reattore è completamente diverso. Buonasera, buonasera. Paco Lanciano. Allora, lei ha portato qui, diciamo, il nucleo, il cuore del reattore per capire come funziona. Sì. Ma che tipo di esperimento stanno facendo? Ecco, proprio per capire questo esperimento, che era un esperimento che serviva a verificare le condizioni del reattore in caso di mancanza di corrente. In realtà il vero problema è la modalità con cui questo esperimento è stato portato avanti, perché è stato, sono state staccate tutti i sistemi di controllo che servivano proprio per avere la massima sicurezza. Si è andati contro le regole. Sì. Ora, in questo reattore ci sono quattro elementi. Quattro elementi base. Che ci aiutano a capire anche queste regole quali erano. Allora, l'elemento fondamentale naturalmente è la barra che contiene l'uranio, cioè l'elemento che dà energia al sistema. E ce ne sono tantissime. Ce ne sono tantissime, producono neutroni nella loro fissione e questi neutroni devono essere rallentati per continuare a tenere accesa la reazione a catena e questi vengono rallentati dalla grafite. Questo cilindro di grafite che noi abbiamo sezionato a Chernobyl aveva tantissime di queste barre che erano immerse nella grafite e avevano a fianco anche altre barre che sono queste di metallo, il terzo elemento, che sono delle barre che invece assorbono i neutroni. Quindi se noi le barre le inseriamo nella grafite, i neutroni vengono assorbiti e la reazione si spenge. Viceversa, se li solleviamo, la reazione continua, anzi aumenta la temperatura. Quindi queste barre funzionano da freno e da acceleratore. Queste barre devono essere regolate. C'è una regola fondamentale che è quella per cui non devono mai essere sollevate tutte, sennò il sistema va a temperatura troppo elevata ed è pericoloso. Tutto questo sistema a cosa serve? Serve a scaldare l'acqua che qui vediamo in questi attorno alle nostre barre di combustibili, acqua che entra calda ma esce come vapore, lo vediamo qui, questo è il nostro reattore, entra l'acqua ed esce il vapore. Quindi alla fine questo sistema serve a produrre, diciamo, acqua calda o comunque vapore che poi fa girare una turbina e in questo modo si produce energia elettrica. Qual è una delle regole fondamentali? Non togliere il freno, cioè non sollevare tutte le barre. Almeno 30 barre devono essere sempre inserite all'interno. E invece per fare questo esperimento, oltre a non rispettare altre regole fondamentali, abbiamo visto nella sala di controllo, viene dato l'ordine di sollevare tutte le barre. E vediamo le conseguenze. Per poter condurre il test furono quindi rimosse quasi tutte le barre di controllo. Naturalmente, in quel periodo nell'Unione Sovietica le informazioni riguardanti i rischi dell'energia nucleare erano riservate. Per quanto ne sapevano quegli uomini, i reattori sovietici erano perfetti. Non ci sono mai problemi. Tutto funziona sempre bene. Di sicuro, alcuni ne sapevano di più. Sapevano che erano già avvenuti diversi incidenti. Di conseguenza, per anni hanno temuto che si verificasse qualcosa di molto brutto. Eppure in tutto quel tempo nessuno ha mai riflettuto su quale poteva essere il vero senso della parola brutto. Di lì a poco l'avremmo scoperto. Quando sta male? Spegnetelo. Che succede? Il flusso d'acqua dalla turbina è debole. Va bene. Spegnete tutti i controlli di sicurezza o rischiamo un blocco nel bel mezzo del test. Lo conosco, ha insegnato per 10 anni nella scuola di Sasha. Scusate se interrompo, è così difficile chiudere il becco. Vi chiedo troppo, forse non siete in grado? Che branco di bifolchi. Avvisatemi quando abbiamo i risultati. Siamo a 700, signore, critico. Contento, signora Kima? Certo, signore, molto, ma continuo a pensare che... finalmente. Allora, andiamo avanti. Spegnete la turbina numero 8. Via la 8, per favore. Spegniamo la turbina 8. C'è un picco di potenza. Come? Un picco, guarda. Abbiamo solo spento una turbina, era tutto stabile, ho controllato io. Ma vuoi che ti ricallo, vedi da solo? Sì, lo vedo, ma non è possibile. Dobbiamo interrompere subito il test. Ripristino il sistema, signore. Spengo il reattore. Ma bene, addio test. Come ci giustifichiamo adesso? Mi dispiace, ma non c'era altro da fare. I livelli di potenza erano arrivati a... Che cos'è?
Che succede? Qualcuno mi spiega che succede? Le barre di controllo non sono in posizione. Non capisco, non sono rientrate. Le ho premuto rientrare il pulsante lei. Di scram per l'arresto rapido. Dovevano essere già tornate a posto. Forse... Ma che... Va bene, emergenza. Raffreddare immediatamente il reattore e aumentare il flusso dell'acqua. I valori sono fuori scala. Bisogna farlo a mano. Andate tutti a rimettere le barre in posizione. È l'unico modo sicuro per spegnere sono il reattore. Sono io che comando qui, chiaro? Sono io che comando! Akimov, cosa ha fatto? Ma niente, signore. Non capisco, io... Guardi, ho solo premuto il pulsante di scram, ma non è successo niente. Ha sovraccaricato. Ma non so il perché. Cosa è successo? Perché il reattore è esploso? Abbiamo visto il tecnico che invano ha cercato di premere quel bottone di spegnimento rapido che c'è in ogni centrale, anche qui al Garigliano. La vediamo questa manopola rossa che va operata contemporaneamente con un'altra. Allora, Paco Lanciano, perché non ha funzionato questo spegnimento rapido? Cosa è successo? Ecco, abbiamo visto che prima di questo tentativo l'ordine che veniva dato era quello di sollevare le barre. Noi abbiamo appena imparato che le barre sono un po' il freno del reattore. Sollevarle significa aumentare la capacità di produrre calore. Naturalmente, per raggiungere la temperatura che serviva per l'esperimento, in questo caso non si sono rispettate le regole che abbiamo visto prima. Cioè di tenerne almeno 30 sempre sempre inserite. A freno, sempre dentro, e vengono sollevate addirittura tutte, cosa che non si deve fare mai. A questo punto la produzione del calore aumenta in modo esponenziale e quindi anche la temperatura aumenta. Quando ci si rende conto di questo, viene dato l'ordine di premere il pulsante, cioè di far scendere velocemente le barre dentro. Le barre impiegano comunque 25 secondi, che sono molti, nel frattempo si continua a produrre calore ed ecco quello che succede. Le barre cominciano a scendere e a un certo punto si fermano, si incastrano. Perché? Perché il calore ha cominciato a deformare la struttura del nocciolo, cioè si sta cominciando a fondere. Questi cilindri dentro cui devono entrare le barre non sono più dritte. E quindi i freni... Quindi i freni non rientrano più, a questo punto il calore continua ad aumentare. A ruota libera. E che cosa succede? Succede che l'acqua che si doveva scaldare e che doveva in piccola percentuale diventare vapore, ecco che cosa succede. La piccola quantità di vapore qui dentro si accumula in termini come molto rapidi. Come in una pentola a pressione. Aumenta la pressione ed improvvisamente ecco che scoppia il reattore, si solleva questa copertura che peraltro non era una copertura particolarmente stabile, esce del materiale radioattivo, in particolare escono sia le barre di uranio e vengono sparate come fossero dei razzi. Una Katiuscia. Sia le barre di controllo vengono trovati pezzi a un chilometro di distanza e entrando l'aria c'è un'ulteriore esplosione, contatto fra l'idrogeno prodotto e l'ossigeno dell'aria, genera un'esplosione successiva. Prende fuoco la grafite, insomma succede quindi di tutto. Questo grande incendio porta a una colonna di aria calda che sale, che porta in atmosfera una gran quantità di elementi radioattivi. Si sta formando la nube radioattiva. Vediamo cosa succede dopo. Sì? Toglio, sono Yuri. Ho avvertito Bruchanov. Oh no. Sono stato costretto. Perché costretto? Che bisogno c'era? Perché il tetto è saltato in aria. Ci sono i vigili del fuoco. Va bene, d'accordo. Dovevo telefonarti. Ma adesso, per favore, forza. Non avvertire nessun altro. Grazie. Bryukhanov sa tutto. Ma non importa, un problema alla volta. Ci penseremo quando arriverà. Adesso continuiamo a pompare acqua e raffreddiamo il reattore. Ce la caveremo. Sistemeremo tutto. Allora, chi ha mandato giù? Non può essere... Non può essere. Dov'è il reattore lei? Là in fondo. Signora onnipotente, non può essere. Non può essere. Andiamo via. Ci sono i pompieri sul tetto. Aumentate la pressione! Il reattore è andato e ha fatto crollare il tetto. Ma sotto è un inferno. Ci sono detriti dappertutto. È crollato tutto. Non possiamo fare più. D'accordo, calma, state calmi, ascoltate. Il reattore è andato. Sono sicuro che vi sbagliate. Il reattore funziona. Il reattore è a posto. Vi sbagliate. Signore, guardi le loro facce. C'è acqua ovunque. Le condutture sono completamente distrutte. È un disastro. Thank you.
Non se ne parla nemmeno, no. Io, da un momento all'altro arriverà Bryukhanov e io gli devo garantire che il reattore viene refrigerato regolarmente. Voi fatevi vedere in infermeria. Poi vi sostituisco tutti, potete andare a casa. Io vado ad aspettare Bryukhanov. Paco Lanciano, è incredibile come questi tecnici ancora non si siano resi conto della gravità del disastro. Sì, c'è stata questa grande esplosione, noi adesso lo vedremo con questo modello. Questo è il modello di tutto il reattore numero 4 della centrale di Chernobyl, che ci è stato preparato da Giuseppe Isoldi, come le altre macchine che abbiamo visto. Ebbene, questa copertura, se noi solleviamo la copertura, vediamo che cosa è rimasto del reattore. Vediamo che proprio il reattore è completamente distrutto, ma ci sono macerie anche attorno dovunque, cioè tutti gli impianti, quelli che portavano l'acqua in pressione ad esempio, sono stati completamente distrutti da questa esplosione. E poi i fumi radioattivi che se ne sono e andati. E si sta alzando la famosa ma colonna questo, di materiale radioattivo. Questo coperchio, per così dire, questo tetto, come mai non era a tenuta? Questo è, diciamo, un tetto che assomiglia un po' a un tetto di un capannone industriale, sebbene molto rinforzato. Ma non era tenuta perché, date le dimensioni del nocciolo e quindi del reattore, per fare un contenitore a tenuta si sarebbe dovuto costruire una sfera di dimensioni grandi quanto tutta la centrale, che era impensabile. Questo dipende dal fatto che il reattore era particolarmente grande. Nei reattori moderni, quelli che si costruiscono oggi, il nocciolo ha dimensioni di 3-4 metri e quindi le sfere o cilindri di contenimento possono essere mantenute in dimensioni molto più piccole. Del resto sono ad acqua e non più a grafite. Sì, è proprio un'altra tecnologia. Una cosa che dobbiamo dire di questo incidente è questa, che da un lato abbiamo detto molto chiaramente non sono state rispettate le norme di sicurezza, ma va anche detto che il progetto di questo reattore comunque era un progetto che aveva delle debolezze, delle lacune, e gli operatori non erano stati informati della possibilità che il reattore avesse certi comportamenti, conoscevano le procedure standard. E questo quindi uscite perché? Da quel questo perché naturalmente in questo nel sistema tutto doveva funzionare. Passare sotto silenzio e gli errori non potevano essere esposti. E quindi siamo arrivati a questa situazione. Quindi c'è una somma di problemi di progettazione e anche poi di trasgressione delle regole. Sì, va detto che un incidente di questo genere naturalmente insegna qualcosa nel dramma, e quindi è ovvio che in qualche modo la gestione di una centrale di oggi tiene conto di quello che è successo, in particolare per quanto riguarda l'istruzione dei tecnici e il rispetto delle norme. Vediamo ora quello che i tecnici cercano di fare per salvare il salvabile. Non possiamo andare via così. Credi che non lo sappia? Facciamo mente locale. Qualcosa ha impedito all'acqua di raggiungere il reattore. Verifichiamo le valvole di controllo. Forse dovremo aprirle a mano. Anatoly. Viktor Bryukhanov, l'uomo che aveva costruito e dirigeva l'impianto di Chernobyl. I suoi superiori lo rispettavano ed era in lista per ricevere alte onorificenze. A parte il danno, ci sono le radiazioni. L'unico modo che abbiamo per misurarle sono i contatori Geiger nella sala di controllo. E quelli indicano 3,6 Röntgen all'ora. Bene, poteva andare peggio, no? Insomma, 3,6 sono niente. È vero, ma ecco, la scala dei contatori arriva al massimo a 3,6. E secondo me siamo oltre. Ma potrebbe essere 3,6. Teoricamente, intendo. Potrebbe essere. Certo, teoricamente potrebbe essere 3,6. Zarkov, non riferirò a Mosca che le cose stanno peggio di quello che sono, chiaro? Se lì dice 3,6, allora ufficialmente è 3,6. Nikolai, vieni qui. Nonostante l'evidenza, i tecnici impiegati nell'impianto avevano cieca fiducia che il reattore poteva, doveva essere salvato, che si potesse ancora raffreddarlo a sufficienza. Ma questo sforzo, questo sacrificio, si dimostrò del tutto inutile.
Prendi le letture in tutto l'edificio. All'interno, intorno, dovunque. Poi riferisci. Ma mi raccomando, solamente a noi. Gli uomini stanno male. Kiev ha inviato 3.000 uomini per bloccare la zona. Mosca ha nominato una commissione governativa per indagare. È una procedura standard, non posso impedirlo. I primi esperti arriveranno nel pomeriggio, gli altri in tarda serata. E questa è la situazione. A capo ci sarà Boris Scerbina. L'aspettano sul luogo il più presto possibile. È il vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Non l'ho mai incontrato, però conosco molto bene il suo collaboratore. Valery Legarsev, dell'Istituto Kurchatov. Molto zelante e con un mucchio di amicizie. Quindi il tetto è crollato, ma non c'è stato nessun danno al reattore. Qui entro in scena io. No, nessuno. Stavo per recarmi sul posto per la prima volta. D'accordo. Dovevo scoprire che cos'era veramente successo. Sarei un bugiardo a dire che la cosa non mi entusiasmava. Ero orgoglioso di occuparmene. Certo, c'era stata un'esplosione enorme, la più grande mai verificatasi in un impianto, ma le vittime non erano molte. Per quanto ne sapevamo in quel momento, personale e mezzi si erano rivelati all'altezza della situazione. Tutto sembrava sotto controllo. Il reattore è distrutto, completamente distrutto. E le letture non sono a 3,6 Röntgen, signore. Arrivano a 15.000. 15.000? Ma per favore, non diciamo idiozie! È impossibile! Non lo stia a sentire, signore! Questo affare è guasto! Ascolta, forse ti sei sbagliato. Ho appena confermato a Mosca. Lo butti via! No, l'equipaggiamento funziona! E poi, signore, io comincio a sentirmi male. Buttalo via, ho detto! È fuori dai piedi! Vattene! Incapace, imbecille! Idiota! È impossibile. Signore, mi scusi, volevo chiedere se è possibile evacuare Pripyat, la cittadina che si trova qui vicino. Come sarebbe a dire? E perché poi? Non ne vedo il motivo. È fuori discussione. Un momento. Mi ha detto che le letture erano a 3,6. Devo presumere che la situazione non è più sotto controllo. No, è il contrario. È il contrario. Le radiazioni sono sempre entro i limiti. Non ce la faccio più, Alex. Sento tutto contro la lingua, le mani. Ormai siamo qui da ore. Lo so. È troppo tardi. Sono sicuro che è successo qualcosa di terribile. Non può essersi fermato qui, capisci? Le radiazioni ormai saranno dovunque. Saranno arrivate a Pripyat. Voglio vedere mia moglie. Voglio tornare da mia moglie. La mattina del 26 aprile si presentava come una bellissima giornata. Eppure, poco prima dell'alba, l'aria tersa e pura era stata trasformata. Niente di quel paesaggio era più innocuo. Polvere, capelli, vestiti, scorte d'acqua, raccolto, bestiame. Il cibo che producevano, il latte che mungevano, era tutto veleno. Alexander!
Alessandro! Sto bene, vai via! Che succede? Cosa ti hanno fatto? Sto bene! Allora perché non mi permettono di venirti a trovare? Amore, mi senti? Quelli non mi fanno entrare! Guarda, non devi entrare, via. Voglio venire lì insieme a te! E chiudi bene le finestre, chiudi le finestre, capito? Meglio che puoi! Ingegnere capo dello la Stato situazione Maggiore. È molto più grave. Il compagno Bryukhanov non ha ancora terminato la sua esposizione dei fatti. Il rivestimento del reattore, che pesa approssimativamente 1000 tonnellate, è praticamente saltato via a causa dell'esplosione. Visto dall'alto, ora il reattore sembra una palpebra chiusa a metà. In questo momento il vento soffia in direzione... E dietro a questa palpebra che cosa c'è? Come dice? Dietro a questa palpebra cosa c'è? Il nocciolo, giusto? Il cuore del reattore nucleare allo scoperto. E brucia, signore. È in fiamme. Dobbiamo evacuare immediatamente la città e spegnere il reattore. Niente decisioni avventate. Fra poco arriverà il compagno Scerbina, quando sarà qui... A che livelli sono le radiazioni nella zona? Purtroppo parliamo di almeno 10.000 rentgen. Non so da dove sia uscito quel 3,6, sono i dati dei nostri... Ribadisco che dobbiamo evacuare immediatamente la zona e spegnere il reattore. Tipica mentalità glasnost. Un'evacuazione scatenerebbe il panico. Molta gente è già in fuga solo perché ha sentito delle voci. No, compagno Baraf, le sue truppe non indosseranno maschere tutte protettive. Insospettirebbero la popolazione. E comunque non ne abbiamo abbastanza per tutti. Sì, si erano sparse delle voci. Alcuni vi avevano creduto, ma la maggior parte no. Nessuno somministrò lo iodio ai 17.000 bambini, le cui tiroidi assorbivano le radiazioni come una spugna assorbe l'acqua. Ormai nessuno poteva più dire non lo sapevo. Le loro illusioni li abbandonavano insieme ai frammenti della loro pelle ustionata. Ora, il problema erano i capi. Quelli che si ostinavano a essere ciechi. Per loro, la verità era una minaccia più grande della radioattività che ormai si era sparsa nell'aria. A questo punto non ci rimane che trovare un rimedio, rapidamente e silenziosamente, e metterlo in atto. Le radiazioni non penetrano il piombo. Potremmo buttar giù del piombo con gli elicotteri in modo da poter dare... No, niente piombo. Dovete fare attenzione con queste cose. Diciamo che questo è il reattore. Sappiamo che è separato dalle camere sottostanti da un pavimento fatto di cemento e acciaio. Adesso queste camere sono riempite con centinaia di migliaia di litri d'acqua. Se fate cadere del piombo da quell'altezza, bucherete il pavimento. Il nocciolo fuso e i gas verranno a contatto con l'acqua e avremo un'immensa esplosione. Qualcosa di devastante. Allora, come credi che possiamo venirne a capo? Non lo so, non si è mai verificata una cosa simile. Sappiamo che l'acqua non servirebbe a niente. Forse possiamo provare con la sabbia. Potrebbe avere effetto, magari aggiungendo del boro per assorbire i neutroni. Sabbia comune? Spegnerebbe tutto? Forse. Perché non usiamo anche la dolomite? No, diventerebbe rischioso. Con la sabbia possiamo bloccare le radiazioni, ma potremmo anche trasformare quel luogo in una fornace che alimenterebbe l'incendio. E allora? Avremmo fermato le radiazioni, no? No, si diffonderebbero nell'acqua attraverso il pavimento. E si ripresenterebbe il problema dell'esplosione. Vorrei avere le vostre conclusioni e passare ai fatti. La sabbia. Ma non dobbiamo perdere di vista la temperatura. Con gli elicotteri, un centinaio. Allertiamo l'aviazione. Baris, che si fa con la popolazione locale? Con Pripyat? Voglio che domattina presto sia evacuata.
Mantenete la calma. Seguite i militari. E così la gente di Pripyat si trasferì nelle case di perfetti sconosciuti, portando con sé la polvere radioattiva che già aveva nei capelli, nei vestiti, nel corpo e nelle ruote dei pullman. Mantenete la calma, seguite i militari. Mantenete la calma, seguite i militari. Buono, amore, buono, te la raccolgo. Per limitare il panico e i bagagli, fu detto loro che sarebbe stato solo per 3 giorni. Ma sapevamo tutti che non era così. Seguite i militari. Mantenete la calma. Non eravamo sicuri che la sabbia avrebbe risolto la situazione, ma anche se fosse successo, quelle persone non avrebbero rivisto mai più le loro case. Mantenete la calma. Seguite i militari. Mantenete la calma. Siamo esattamente sopra l'obiettivo. Scarica, scarica! Viaggi e andiamo a casa. Avanti un altro. Si prepari Alfa 356. Buttarono tonnellate di sabbia sull'impianto e anche sull'indagine che doveva far luce su che cosa o su chi aveva causato la catastrofe. Lei sapeva che i vostri Geiger non superavano 3,6. No, affatto. Lei sapeva che in quella situazione non avrebbero mai potuto darvi una lettura affidabile. Mi ascolti. Io... quest'anno sono stato decorato. C'è la mia foto su tutti i muri. Non potevo buttare tutto al vento. E poi mi sforzavo di credere che ci fosse un rimedio. È la verità. Nessuno la perdonerà mai per questo. Ma probabilmente lei non è l'unico da biasimare. E se ho ragione, non c'è un solo uomo innocente in tutto l'edificio. Questa faccenda presto si abbatterà su ognuno di noi. Se non portiamo via l'acqua da sotto il reattore, l'esplosione di cui abbiamo parlato sarà inevitabile. E in che modo possiamo intervenire? Innanzitutto contiamo le vite da sacrificare. Servirà un vigile del fuoco per le valvole nei sotterranei. Poi dovremo aprire anche le valvole di controllo nella vasca. Il guaio è che queste purtroppo si trovano sott'acqua e... ovviamente è un'acqua molto radioattiva. Ho chiesto di avere delle mute molto spesse. Però serviranno comunque 2 volontari che si immergano e vadano ad aprirle a mano. Avevamo visto tante persone condannate e noi stessi ne abbiamo mandate a morire altre, ma mai in maniera così dichiarata. Gli abbiamo detto la verità e loro ci hanno dato fiducia. Era davvero essenziale questo compito. Allora non c'era altro da aggiungere.
Sappiamo che la squadra subacquea è all'interno dell'unità 4. Secondo me si possono contare sulle dita di una mano le nazioni che, nella stessa situazione, riuscirebbero a ottenere un tale incondizionato sacrificio. Sembrava di nuovo il 1941, quando il cuore dell'Unione Sovietica subì l'invasione nazista. C'era la medesima mancanza di preparazione, la medesima disperazione, ma anche il medesimo coraggio. La minaccia di esplosione in questo momento non è più in essere. Ripeto, non c'è più una minaccia immediata di esplosione. Avevamo vinto la nostra battaglia. Ma già sapevo quello che ci aspettava. Anni di chiarimenti, di indagini e di infamia. Sono sceso un minuto dal letto ieri. La pelle delle gambe mi è scivolata fino alle caviglie come un calzino. Ho la bocca così gonfia. L'ho fatta solo per Filippo. Mi dispiace tanto. Eppure adesso mi sento così male. Il senso di colpa che ho dentro è peggio del morire così. 14 giorni dopo l'esplosione, le prime vittime delle radiazioni e gli uomini della sala controllo iniziarono a morire. Molti la vedranno come una forma di giustizia. Ma la verità è ancora più terrificante. Quegli uomini non erano diversi da quelli che ci hanno salvato. Ma invece di avvertirli dei rischi, di dirgli la verità sulle barre e sul reattore, li abbiamo sistematicamente tenuti all'oscuro. E con il loro cuore da cittadini sovietici, si sono fidati di noi. Convinci un uomo che può volare e il disastro sarà inevitabile. Il lavoro che ha svolto porta lustro a lei e al suo istituto. Il rapporto e il modo in cui ha raggiunto le sue conclusioni sono addirittura brillanti. Non esagero. Ma non potrà leggere questo rapporto alla comunità internazionale a Vienna, non le è permesso. Piuttosto il Politburo ha stabilito che dovrà presentare a loro il suo rapporto e io non posso far niente per trattenerla qui. Signore... Vede, io sono uno scienziato e non penso che sia possibile continuare... No, lei non è uno scienziato. È un politico come me. E so che presto se ne renderà conto. Domani mattina il Politburo dichiarerà che a suo insindacabile giudizio gli operatori hanno perpetrato una serie di violazioni al nostro protocollo e ci aspettiamo che lei ne proponga un centinaio. No, signore, aspetti. È vero, non hanno seguito il protocollo, ma nessuno di loro era al corrente dei fatti. Il suo rapporto verrà esaminato e in parte riscritto da una commissione di nostri scienziati. Elimineranno qualsiasi riferimento a difetti conosciuti nel progetto del reattore, al genere delle barre e così via. E metteranno in maggiore evidenza gli errori del personale della sala controllo. Dopodiché sarà quello il rapporto che lei presenterà a Vienna il prossimo agosto. Non ebbi modo di dire la verità. Andai a Vienna davanti al mondo intero e biasimai quegli uomini al controllo.
Non parlai del ruolo che avevo avuto nella loro ignoranza. In seguito cercai di rivelare i fatti per distruggere la verità che avevo aiutato a creare, ma i documenti che scrissi e le interviste che rilasciai non vennero mai pubblicati. Non feci altro che danneggiare la mia carriera e la mia reputazione. E oggi, a 2 anni dal giorno dell'incidente, non mi rimane più nulla. In fondo credo, sono convinto che è giusto così. Il suicidio di Valery Legarsev causò un'onda d'urto nell'industria nucleare sovietica. Dopo la sua morte, vennero finalmente ammessi i difetti di progettazione nei reattori RBMK utilizzati a Chernobyl e quindi vennero immediatamente corretti. Nonostante questo, Alexander Akimov e il suo collega Leonid Tapunov non furono mai pubblicamente riabilitati. Molta gente è ancora convinta che furono loro i principali responsabili dell'esplosione. Viktor Bryukhanov, il direttore dell'impianto, fu condannato a 10 anni di reclusione. Così come il vice ingegnere capo Anatoly Diatalov. Entrambi vennero rilasciati in anticipo per problemi di salute. Ed eccoci nuovamente di fronte alla centrale nucleare di Chernobyl, dove il reattore non è ancora del tutto spento. La reazione è spenta, ma il combustibile fuso è tuttora incandescente per il fatto del decadimento dei prodotti di fissione. Sono reazioni che continueranno ancora per decenni. E come dicevamo prima, si stanno raccogliendo dei fondi per sistemare, mettere in sicurezza tutto l'edificio che ha dei problemi di instabilità e quindi per evitare dei crolli. In Italia, come nel resto del mondo, la notizia del disastro di Chernobyl arrivò con 1 giorno e mezzo di ritardo. Ecco come la diede il nostro telegiornale. Grande allarme in tutta Europa per il disastro avvenuto, sembra, sabato scorso nella centrale nucleare di Chernobyl. La nube radioattiva provocata dall'incidente alla centrale nucleare sovietica di Chernobyl lambisce ormai l'Italia. Vietata la vendita di latte fresco e verdura a foglia per 15 giorni in Italia. La nube contaminata dovrebbe lasciare l'Italia entro 2-3 giorni. Passata la nube, si fanno ora i conti con la radioattività residua. La cosa veramente impressionante è arrivare qui a Pripyat, è una città a meno di 2 chilometri dalla centrale di Chernobyl, che è stata investita all'epoca in pieno dalle polveri radioattive e oggi è una città fantasma, completamente abbandonata. Qui abitavano quasi 50.000 persone, tecnici, ingegneri, operai, addetti alle 4 centrali nucleari della zona. Dopo l'esplosione, per 36 ore furono tutti esposti, senza saperlo, alle radiazioni. E quando improvvisamente oltre 1.000 autobus dell'azienda municipale di trasporto di Kiev vennero a prelevarli, si disse loro che sarebbero rientrati dopo 3 giorni. In realtà mai più nessuno è rientrato qui. E Pripyat è oggi una città morta, una specie di Pompei, con i suoi edifici vuoti, i suoi negozi, i suoi ristoranti e persino il suo ospedale. Tutto apparentemente intatto, ma in realtà tutto in rovina. La cosa che colpisce è che dentro queste case abitavano tantissimi giovani. La media degli abitanti qui era di soli 30 anni. Erano giovani laureati, diplomati, tecnici, operai specializzati, tutti coinvolti nella stessa impresa altissima tecnologia. Una specie di città del futuro, disegnata su misura per una nuova generazione, con centri culturali, sale da concerto, stadi, piscine e tanti giardini. È impressionante come oggi qui
tra le case stia ricrescendo la foresta, un po' come nelle antiche rovine di civiltà scomparse. Dietro questi balconi, dietro queste finestre, oggi non si affaccia più nessuno. C'è un silenzio di morte. Eppure era una città piena di bambini e di allegria. Una città organizzata anche per loro, con le scuole, asili nido, parchi e persino un Luna Park. Un Luna Park che, per ironia della sorte, doveva essere inaugurato proprio pochi giorni dopo il disastro. Sono rimaste le giostre, ormai arrugginite e pericolanti. C'è la grande ruota ancora, le barchette altalena che giacciono a terra a pezzi. E poi l'autoscontro con le macchine ancora in pista, ma completamente scheletrite. Tutto intorno nessuno, neanche un gatto o un cane solitario. Neppure i topi vivono più qui. Questo è quello che rimane della grande piscina di Pripyat con i suoi grandi trampolini. Ma qui in città qual è il livello della radiazione? Ebbene, l'abbiamo misurato in vari punti e il nostro dosimetro segna tra 0,2 e 0,9 microsievert l'ora. È un livello dose che più o meno è lo stesso che esiste in Italia, con le variazioni del fondo naturale, 0,2 in Val d'Aosta e 0,7 in Campania mediamente. Il problema qui non è tanto la radioattività, ma sono le polveri che sono entrate in tutti i palazzi e si sono infiltrate ovunque. Il rischio per gli abitanti quindi era troppo alto per tornare a vivere in questi palazzi e tutto è stato abbandonato e circondato dal filo spinato. Per loro è stata costruita a tempo di record una nuova città, Slavutic, a 50 km di distanza. Nessuno ha più potuto tornare qui, ma il trauma dello sradicamento e l'incubo delle conseguenze della radiazione, insieme alla disoccupazione, ai sussidi bassi, hanno profondamente segnato questa popolazione, generando anche depressioni, alcolismo e riducendo la speranza di vita. Qui in migliaia di appartamenti abbandonati ormai da 20 anni ci sono ancora degli arredi dell'epoca. Nei primi tempi, quando ancora la città non era presidiata, qualcuno riuscì a tornare per recuperare qualche oggetto. Ma furono soprattutto i saccheggiatori a penetrare negli appartamenti. Ecco quello che si può vedere oggi, salendo le scale di quello che fu un grattacielo di 16 piani. Carcasse di mobilio, di poltrone, oggetti che un tempo rendevano viva la casa, poveri oggetti di una vita oggi ridotti a rottami. Affacciandosi a una finestra si ha un'idea delle dimensioni di questa città, quasi 50.000 abitanti, mentre laggiù, a poca distanza, incombe ancora la sagoma di quella centrale che ha generato la vita, ma anche la morte, di questa comunità. E che conserva ancora altri veleni al suo interno, perché la forte radioattività del terreno situata sotto la centrale potrebbe infiltrarsi nelle falde acquifere e raggiungere il fiume Dnieper. Per questo è stata costruita sottoterra un'enorme muraglia di contenimento, alta addirittura 40 metri. Ma si pensa che nel giro di 10-40 anni questa radioattività riuscirà comunque a oltrepassare la barriera protettiva e a diffondersi. Un altro grosso problema da affrontare. Da qualche anno due anziani coniugi hanno ripreso a abitare nella loro piccola casa di campagna e a coltivare la terra. Altre 350 persone hanno fatto altrettanto, ma sono eccezioni. Tutto lascia prevedere che ben poche persone vorranno installarsi qui con le loro famiglie, le loro aziende, in questa landa ormai desolata. Va anche detto che l'area di Chernobyl non è la sola a essere interdetta e controllata. Ci sono ancora oggi altre due grandi aree evacuate, una in Russia, l'altra in Bielorussia, colpite all'epoca in modo molto pesante dalle particelle radioattive trasportate dai venti.
Ma a 20 anni di distanza da questa tragedia, è possibile fare un bilancio delle vittime? È possibile valutare il numero dei morti provocati dalla fuga di radiazioni dalla centrale? Il più recente studio dell'ONU realizzato da un'equipe internazionale di oltre 100 scienziati per l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Agenzia dell'ONU per lo Sviluppo ridimensiona le conseguenze dell'incidente rispetto a quanto si era affermato in passato e dà le seguenti cifre. Delle migliaia di bambini colpiti da tumore alla tiroide, solo 9 sono morti. Gli altri sono guariti, ma vanno seguiti anche con farmaci. Delle persone che si trovavano nei pressi della centrale e che sono state colpite in modo grave, circa 4.000, cioè l'1%, potrebbero morire nel corso della loro vita a causa della radioattività assorbita. Analogo rischio statistico per altre 5.000 persone, l'1 per 1.000 dei 5 milioni di abitanti che popolavano le aree circostanti. Tuttavia, dice il rapporto dell'ONU, a tutt'oggi, cioè a 20 anni di distanza, solo 47 decessi, oltre ai 9 bambini, sono da attribuirsi direttamente all'incidente e riguardano principalmente i lavoratori della centrale e le squadre di soccorso, morti nei mesi e negli anni successivi al disastro, gli ultimi nel 2004. Anche per quello che riguarda i bambini concepiti in quel periodo e in quello successivo, dice il rapporto delle Nazioni Unite, non si è osservato un aumento delle malformazioni o dei danni genetici. Sul numero di vittime dell'incidente di Chernobyl ci sono contestazioni da parte di associazioni ambientaliste. Alcune ritengono che il controllo andrebbe esteso in modo più approfondito ad aree più vaste dove è arrivata la nube radioattiva. Greenpeace, dal canto suo, ha pubblicato di recente un comunicato in cui contesta il metodo di valutazione applicato dagli esperti delle Nazioni Unite, affermando che non adottando il criterio di una soglia di pericolosità, ma quello di un danno lineare per lunga esposizione a basse dosi, si arriva a cifre ben diverse, valutabili a 500.000 di morti. L'Organizzazione Mondiale di Sanità e gli altri enti delle Nazioni Unite contestano sia queste affermazioni sia il metodo su cui si basano e ribadiscono che lo studio effettuato dagli oltre 100 esperti internazionali è quello valido e confermano i dati raccolti. Ma quali sono state le conseguenze della nube di Chernobyl in Italia? Esiste in proposito uno studio dell'Enea nel territorio italiano. La conclusione di questo studio è che la radioattività arrivata in Italia si è mantenuta su valori bassi, al di sotto del livello di pericolosità, e che non vi sono state conseguenze per la salute dei cittadini. Naturalmente è un campo questo in cui è difficile fare valutazioni precise, perché il controllo non può essere fatto su ogni singolo cittadino, ma soltanto su base statistica e su osservazioni generali sulla salute della popolazione. Torniamo ora nel nostro studio dopo questo viaggio dentro il disastro di Chernobyl, perché, come dicevamo all'inizio, questo ventennale di Chernobyl è anche un'occasione per riflettere sulla situazione energetica nel mondo, ma in particolare in Italia, perché infatti l'effetto Chernobyl è stato molto più forte qui da noi che in altri paesi, perché ha portato, come si sa, alla cancellazione del piano nucleare. La situazione nel nostro paese quindi è molto particolare, non solo perché non disponiamo di energia nucleare, ma perché non abbiamo molte altre fonti energetiche, quasi niente petrolio e carbone, poco gas, mentre per quanto riguarda l'energia idroelettrica i bacini montani sono già in grandissima parte stati sfruttati. Ecco invece qual è la situazione negli altri grandi paesi del nostro continente. La Germania possiede 17 reattori nucleari, ma anche molto carbone. La Gran Bretagna ha 23 reattori nucleari, molto carbone e anche molto petrolio. La Spagna ha 9 reattori nucleari, parecchio carbone. La Francia, che non ha molto petrolio e carbone, ha fatto una massiccia scelta del nucleare e ha addirittura 59 reattori. La Danimarca, che è uno dei pochi paesi a non avere centrali nucleari, dispone però di tantissimo carbone. L'Italia, insomma, molto più di ogni altro paese europeo, è dipendente dall'estero per quanto riguarda l'energia e ciò significa, tra l'altro, una bolletta molto alta, circa 30 miliardi di euro l'anno,
l'equivalente di 60.000 miliardi di vecchie lire e continuiamo a aumentare i nostri consumi di quasi il 2% l'anno. Recentemente il problema dell'energia è tornato in primissimo piano per l'impennata del prezzo del petrolio arrivato a record storici. È evidente che un paese come il nostro deve particolarmente preoccuparsi di gestire al meglio il suo fabbisogno energetico. Dal momento che abbiamo rinunciato al nucleare, dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo nel futuro del petrolio, del carbone, del gas, quale apporto potranno dare le energie rinnovabili, eccetera. Anche perché il mercato dell'energia, come non mai, è in pieno movimento in tutto il mondo, sia nella crescita dei consumi che in quella dei consumatori, in particolare di quei 2,5 miliardi di asiatici che stanno entrando massicciamente nella competizione mondiale sulle risorse. Questa seconda parte del programma sarà proprio dedicata a capire dove stiamo andando, come si stanno modificando nel mondo gli equilibri, quanto petrolio rimane e di quali altre fonti potremmo disporre. Ma per comprendere perché si verifica oggi questa corsa spasmodica alle fonti energetiche, è importante ricordare qual è il ruolo che l'energia svolge nello sviluppo di qualunque società. Essa infatti è necessaria per qualunque impresa, non solo tecnologica, ma economica, commerciale e sociale. Cominciamo con un'immagine che può dare subito un'idea del cambiamento che l'energia ha provocato nel nostro paese nell'arco di un secolo. Qui siamo noi oggi. In media un cittadino italiano consuma ogni anno, direttamente o indirettamente, una quantità di energia equivalente a 24 barili di petrolio, tra petrolio, gas, carbone, idroelettrica, eccetera. All'inizio del Novecento, invece, lo stesso cittadino italiano, un po' diverso naturalmente, consumava soltanto 2 barili di petrolio e forse anche meno. Perché? Perché disponeva di poca tecnologia. La sua forza motrice erano le braccia e le gambe. Ma un contadino del passato, con la sola zappa e l'aratro, poteva produrre cibo soltanto per poche persone. E infatti un secolo fa, per produrre cibo per tutti, bisognava che oltre metà degli italiani lavorasse nei campi. Oggi invece solo il 5-6% della popolazione lavora in agricoltura, cioè 10 volte meno. Grazie alla meccanizzazione. Ma questo richiede energia. C'è una cosa interessante a questo proposito. Senza tecnologia e energia, una società non potrebbe mandare i suoi ragazzi a scuola. Infatti nessuna società del passato poteva permettersi di mantenere i giovani agli studi fino all'età di 16 anni o magari oltre, perché un diploma o una laurea significano una grande quantità di energia destinata a fornire agli studenti scuole, libri, riscaldamento, trasporti, abiti, cibi, professori e tutto questo senza che lavorino ma consumino soltanto. È questa accoppiata tra tecnologia e energia che ha permesso il cambiamento anche della condizione femminile, contribuendo ai processi che hanno portato alla liberazione della donna. Ma, come ha detto qualcuno, senza tecnologia e energia, la donna moderna tornerebbe probabilmente a essere molto diversa e tornerebbe a essere analfabeta con un otere sulla testa, come pure l'uomo del resto. Ma c'è anche un altro elemento di liberazione dentro l'energia. Dicevamo prima che in passato l'energia era quella delle braccia e delle gambe, ma era spesso anche l'energia delle braccia e delle gambe degli altri, per esempio quella degli schiavi o dei servi della gleba o anche dei braccianti che lavoravano per il nobile del posto che era il proprietario delle terre. Ebbene, a pensarci bene, ognuno di noi ha oggi, per così dire, un certo numero di schiavi in casa. Eccoli qua. Infatti qualcuno ha calcolato che le prese elettriche che abbiamo in casa e che ci mettono a disposizione da 3 a 5 kW di energia equivalgono al lavoro di gambe e braccia di una 30ina di persone giovani e robuste.
Sono questi schiavi che fanno girare i nostri motori elettrici che abbiamo in casa, quelli della lavatrice, della lavapiatti, del frullatore, dell'aspirapolvere, eccetera. Ci sono inoltre milioni di altri schiavi che fanno girare i motori delle industrie, dei trattori, dei camion, delle centrali elettriche, dei treni. Un ultimo esempio curioso, questa bottiglia di benzina. Sapete a cosa equivale? All'energia di 50 schiavi che trascinano di corsa per due ore una 500. Il fatto è che ovunque aumentano i consumi anche per effetto dell'aumento della popolazione e tutti quindi pompano, scavano, bruciano. Solo negli ultimi 20 anni si è aggiunto qui sulla Terra oltre 1,5 miliardi di abitanti, cioè l'equivalente di 30 Italie in soli 20 anni. Se ogni cittadino del mondo consumasse la quantità di energia che consuma un italiano, che cosa succederebbe? Beh, è uno scenario difficilmente immaginabile. Una delle novità più importanti, come si sa, è il rapido aumento dei consumi in Cina e India. Pensate, l'anno scorso l'Asia nel suo insieme ha consumato più energia degli Stati Uniti. Nei paesi asiatici inoltre è cominciata una forte motorizzazione che coinvolgerà oltre 2 miliardi di persone. Una prospettiva inquietante, destinata a ridisegnare gli equilibri del petrolio e ad aggravare i problemi ambientali. In Cina si prevede che nei prossimi 20 anni 300 milioni di contadini migreranno verso le grandi città, dove il consumo di energia a testa è 2,5 volte quello delle campagne. Anche l'India, con il suo 7% annuo di crescita del PIL, raddoppierà il consumo di energia in meno di 10 anni. Naturalmente questi sviluppi hanno ripercussioni sulla politica mondiale. Pechino è diventata oggi il secondo cliente dell'Arabia Saudita, dopo gli Stati Uniti. La Cina investe in modo crescente in Arabia e sta stringendo alleanze con i paesi del Medio Oriente, dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, sostituendosi agli Stati Uniti. Anche l'India si sta muovendo in modo simile. E sia India che Cina stanno costruendo nuove centrali nucleari, ritenute meno inquinanti e meno pericolose del carbone. In Cina, infatti, oltre 5.000 minatori muoiono ogni anno in incidenti minerari. Una strage permanente di cui si parla poco. Si calcola che negli ultimi 10 anni siano morte nelle miniere almeno 70.000 persone, senza contare le vittime della silicosi. Uno dei problemi attuali, lo sappiamo, è il costo dell'energia, trascinato verso l'alto dal prezzo del petrolio. Il mondo infatti ha conosciuto un lungo periodo di petrolio a buon mercato, tranne che nei periodi di crisi degli anni 70-80. Entriamo qui proprio direttamente nel problema del petrolio, perché oggi le cose stanno cambiando. La domanda continua a crescere, e le riserve, non solo il pozzo di San Patrizio, hanno dei limiti, anche perché noi bruciamo in un istante quello che alla natura ha richiesto tempi lunghissimi per formarsi. Era infatti l'epoca dei dinosauri quando cominciò a formarsi il petrolio, un periodo dal clima molto più caldo di quello attuale. Grazie alle temperature molto alte, alcune alghe iniziarono a riprodursi in modo rapidissimo, invadendo mari e laghi. Fu un fenomeno molto raro che, secondo i geologi, si è ripetuto su grande scala solo 2 volte, 145 e 90 milioni di anni fa. Queste gigantesche masse di materia organica sprofondarono sui fondali dove vennero ricoperte dai sedimenti. Cominciò per la preziosa poltiglia un lungo viaggio nelle profondità della crosta terrestre, spinta dalle forze geologiche che rimodellano in continuazione il nostro pianeta. Dopo decine di milioni di anni, soltanto una piccola parte dell'originaria materia si era trasformata in petrolio. Quella frazione che aveva incontrato, nelle viscere della Terra, le giuste condizioni di pressione e temperatura. Non solo. Per formare un giacimento erano necessarie anche particolari rocce impermeabili che concentrassero quel liquido maleodorante che sarebbe poi diventato l'oro nero. Ma quanto di questo petrolio c'è ancora nel mondo? A quanto si calcola ammontino le riserve attualmente disponibili? I dati, per varie ragioni, non sono molto chiari.
spesso perché né compagnie petrolifere né paesi produttori hanno interesse ad essere troppo precisi. Attualmente la produzione mondiale è di 80 milioni di barili al giorno e si calcola che siano già stati estratti dal sottosuolo 900 miliardi di barili. Si pensa che le riserve ancora facilmente estraibili siano altri 1000 miliardi di barili. Secondo queste stime, avremmo quindi già consumato la metà del petrolio più facilmente estraibile. Ai ritmi attuali di consumo potremmo andare avanti per altri 40 anni. Ma potrebbero diventare di meno se i consumi dovessero aumentare e gli abitanti del pianeta crescere ulteriormente, come puntualmente si verificherà, a meno di catastrofi inimmaginabili. Ad esempio, alcune previsioni indicano che nei prossimi 20 anni la domanda di petrolio passerà dagli 80 milioni di barili al giorno attuali a ben 120 milioni. Ci sarà abbastanza petrolio per soddisfarla. A Houston, Stati Uniti, una delle capitali mondiali del petrolio, lo abbiamo chiesto a un analista finanziario che da più di 30 anni segue l'industria petrolifera e, investendoci molti soldi, è abbastanza interessato al suo futuro. Non credo ci sia alcuna prospettiva che si riesca a produrre una simile quantità di petrolio. Nemmeno la più remota prospettiva. Questo è il problema. Credo che sia più probabile che il mondo nel 2020-2025 sarà molto fortunato ad avere 60-70 milioni di barili al giorno. E sarà dura quando la domanda raggiungerà i 120 milioni e la produzione potrà offrirne solo 60. Secondo altri esperti, il petrolio invece è ancora abbondante, specialmente in Medio Oriente, dove si nasconderebbero immensi giacimenti. Ma è ormai più di mezzo secolo che si esplora e si trivella in quella zona e le ultime grandi scoperte risalgono agli anni 60. C'è anche il fatto che l'aumento rapido della domanda di petrolio richiede un'altrettanto rapida e continua crescita della produzione. E c'è chi denuncia certe speculazioni dirette proprio a sfruttare questo gioco di equilibrio tra domanda e offerta per provocare un aumento dei prezzi. La domanda di energia infatti reagisce in modo estremamente sensibile a una diminuzione anche piccola dell'offerta. Nel 1973 l'OPEC, che è l'associazione dei produttori petroliferi, fece schizzare alle stelle il prezzo del petrolio e creò una grave crisi nelle economie occidentali, diminuendo semplicemente del 10% la produzione. Oggi una mossa del genere avrebbe ripercussioni ancora più gravi e forse non solo economiche. Ma quali sono le possibilità di trovare nuovi grandi giacimenti, magari in qualche parte sperduta del pianeta? Pare che non ci siano nuovi Eldorado petroliferi in vista. Ed è estremamente significativo, in proposito, l'annuncio pubblicato sul settimanale inglese The Economist da una delle grandi società petrolifere internazionali, la Chevron, che dice testualmente: oggi per ogni 2 barili di petrolio consumati se ne scopre solo 1 nuovo. Non dobbiamo preoccuparcene? Va detto comunque che esiste anche un altro tipo di petrolio molto più abbondante ma anche più difficile da estrarre. La cifra è favolosa, 1500, forse 2000 miliardi di barili di petrolio, più di 50 anni di consumi ai ritmi attuali. Un solo problema: non zampilla facilmente dal suolo come il petrolio convenzionale, ma bisogna estrarlo dalle viscere della terra quasi fosse carbone. Il petrolio super denso, sabbie e scisti bituminosi sono presenti in quantità gigantesche, specialmente in Venezuela e Canada, a cui si riferiscono queste immagini. Per raffinare questo petrolio super denso, simile al catrame, occorrono investimenti enormi, molta acqua e paradossalmente molta energia. Bisogna infatti estrarlo, triturarlo, scaldarlo, liquefarlo, filtrarlo, eccetera, eccetera, prima di ottenere un liquido paragonabile a quello che sgorga spontaneamente dai deserti medio orientali. Insomma, non sarà un petrolio a buon mercato. Lo stesso problema si ripresenta per altri petroli non convenzionali, quelli estraibili dalle profondità marine o dalle zone polari. Anche qui le difficoltà tecniche e ambientali richiederanno enormi investimenti. Non sarà, anche in questo caso, un petrolio a buon mercato e non è nemmeno tantissimo. Le stime dicono 100 miliardi di barili,
circa 3 anni di consumi ai livelli di oggi. Quello che comunque si delinea è che i paesi che possiedono petrolio, in particolare i grandi produttori del Medio Oriente, aumenteranno probabilmente ancor più la loro capacità di influenzare i mercati e quindi le politiche. E per questo quelle zone assumeranno una crescente importanza strategica. Proprio per questa ragione gli Stati Uniti tendono a sganciarsi sempre più dal petrolio che proviene dalle aree a rischio, già sin dai tempi della crisi con l'Iran. Attualmente nel mondo la geografia politica del petrolio sta cambiando. Fra i maggiori produttori alcuni stanno declinando, come gli Stati Uniti e i paesi del Mare del Nord. Altri svettano, come Russia e Arabia Saudita. Il loro peso politico quindi tenderà a crescere. Tra i paesi che posseggono grossi giacimenti ce ne sono alcuni assai instabili come Iraq, Iran e la Nigeria. Un altro paese produttore come il Venezuela ha ora assunto atteggiamenti anti-americani. Altri paesi tradizionalmente vicini all'Occidente conoscono oggi dei fermenti integralisti al loro interno, come Kuwait e la stessa Arabia Saudita. Tutto questo senza contare il rischio di atti terroristici contro centrali, porti, raffinerie e gasdotti. E l'Italia in quale situazione si trova? In quali mani sono i rubinetti della nostra energia? L'Italia dipende dall'estero per ben il 94% del petrolio che acquista da Libia, Russia, Arabia Saudita e Iran. Per l'80% del gas naturale proveniente da Algeria, Russia e Libia. E per il 20% dell'energia elettrica dalle più vicine e affidabili Francia, Svizzera e Austria. Come dicevamo, noi produciamo soltanto il 14% dell'energia che usiamo e non abbiamo molte possibilità di produrne di più. Metà di quel 14% viene infatti dal petrolio e dal gas estratti sul nostro territorio, che negli ultimi anni si stanno riducendo. L'altra metà viene dalle fonti rinnovabili, soprattutto dagli impianti idroelettrici, ma non ci sono più grandi corsi d'acqua da sfruttare, a meno di non trasformare altre valli alpine in bacini artificiali. Come sono già in gran parte sfruttate le fonti geotermiche. Il resto viene soprattutto dalla legna da ardere e in misura ancora minore dal sole, dal vento e dai rifiuti, che complessivamente rappresentano meno del 2% dei nostri consumi energetici. Una percentuale che può crescere, ma che rappresenta più o meno quanto aumenta ogni anno il nostro consumo complessivo di energia. La mancanza di fonti di energia autonome in Italia fa sì che il costo della nostra energia, del kilowattore, sia più alto che altrove, come dicevamo, ma ecco un paragone tra i principali paesi europei. 2,5 centesimi di euro in Inghilterra, 3,4 in Spagna, 2,9 in Germania e in Francia, e in Italia? In Italia è di 5,7. Praticamente quasi il doppio rispetto agli altri paesi europei. La prospettiva futura di un'energia ancora più cara mette le nostre industrie in una situazione sempre più difficile, perché bisognerà essere sempre più competitivi per comprare all'estero l'energia di cui si ha bisogno, a prezzi crescenti. E il carbone? Il carbone che noi consumiamo proviene da vari paesi, proviene dalla Nigeria, dall'Australia, dalla Colombia, dagli Stati Uniti e dalla Cina. Diversamente dal petrolio, infatti, il carbone non è concentrato in aree strategiche che pongono anche problemi politici. Infatti il carbone è molto diffuso e lo si trova quasi ovunque in natura grazie alle grandi foreste della preistoria. Le riserve sono vastissime, equivalenti a oltre 5.000 miliardi di barili di petrolio. Il carbone è molto diffuso in tutto il mondo. Perché? E come si è formato? Il nostro pianeta 400 milioni di anni fa. La vita era da poco sbarcata sulla terraferma e le piante furono tra i primi pionieri. Immense foreste si stendevano sui continenti. E anche l'Europa ci sarebbe apparsa così, coperta da un impenetrabile mantello verde. Nelle zone paludose, gli alberi che cadevano al suolo si accumulavano formando spessi strati. Con il tempo, questa vegetazione morta venne coperta da sabbia, fango e altri sedimenti, sprofondando nella crosta terrestre.
Calore e pressione trasformarono i resti di quelle antiche foreste in carbone. Il carbone può soddisfare la fame di energia del mondo intero per almeno 150 anni ai ritmi di consumo energetico attuali. Naturalmente, anche qui ci sono problemi. Il carbone è inquinante, è l'energia più sporca. Richiede molte precauzioni nel trasporto e filtri per depurarlo da metalli pesanti e zolfo. E non è tutto. Il carbone produce più gas serra, quindi influisce ancora di più del petrolio e del gas sui cambiamenti climatici. Ma sono allo studio nuove tecniche per utilizzare il carbone senza pericoli per l'ambiente. In questo impianto pilota del Ministero dell'Energia americano, e che sarà pronto nel 2012, dal carbone si produrrà elettricità, si estrarrà idrogeno, mentre si bloccheranno le emissioni di anidride carbonica. Sulla carta sembra una soluzione ideale, ma per il momento è solo una bella animazione in computer grafica. Bisognerà vedere, una volta costruito, quali saranno i costi e l'effettiva resa. E il gas? Il gas può in parte sostituire il petrolio. È molto abbondante. Nell'Artico russo ci sono giacimenti di enormi dimensioni. I giacimenti più facilmente estraibili equivalgono, si calcola, a 1.000 miliardi di barili di petrolio. Ci sono poi giacimenti più difficili da raggiungere, ancora più vasti. L'inconveniente del gas è quello del trasporto. O si utilizzano grandi gasdotti, come quelli che ci arrivano da Russia, Libia e Algeria, oppure, se si vuole evitare che i rubinetti siano in casa d'altri e correre il rischio che siano appunto gli altri ad aprirli e chiuderli o a intercettarli, bisogna ricorrere ad una liquefazione. È quello che facciamo con il gas che compriamo in Nigeria. Il gas viene liquefatto a basse temperature e trasportato su navi refrigeranti. Ci sono state in Italia contestazioni locali per la costruzione di un rigassificatore e in un caso si è passati attraverso la Francia per il trattamento necessario per poi far arrivare il gas in Italia, ma ora le prospettive sembrano migliorate. Oggi si stanno studiando nuove tecniche per ricavare combustibili liquidi dal gas, ma sono tecniche costose e divoratrici di energia. Forse, con l'aumento ulteriore futuro del prezzo del petrolio, la liquefazione potrà diventare conveniente. Insomma, per il futuro ci sono ancora disponibili molte fonti energetiche, ma saranno sempre meno facili da raggiungere e quindi più care. Quello che sta finendo è l'energia a basso costo. Ma c'è anche un altro problema posto dai carburanti fossili. È quello dei cambiamenti climatici dovuti all'effetto serra. I consumi di petrolio, gas e carbone sono in continuo aumento e quindi sono in aumento le emissioni che producono l'effetto serra, in particolare l'anidride carbonica. Le raccomandazioni di Kyoto non vengono rispettate da molti paesi che le hanno sottoscritte. L'Italia dovrebbe essere attualmente a un livello di emissioni inferiore del 6,5% rispetto al 1990. In realtà oggi è a più il 12%. E il nucleare? Praticamente quasi tutti i paesi industrializzati lo hanno adottato. Oggi nel mondo esistono oltre 440 centrali nucleari. In Europa ce ne sono 150. Anche nei paesi asiatici c'è oggi uno sviluppo del nucleare. In Cina si stanno costruendo 11 nuovi reattori oltre ai 9 già esistenti. In India 8 più i 15 già in funzione, in Giappone 2 che si aggiungono ai 55 già esistenti. L'Italia, che non ha più centrali nucleari, utilizza indirettamente quelle situate poco oltre la frontiera e anzi in qualche caso è addirittura coproprietaria delle centrali. L'Enel sta comprando il 60% del nucleare slovacco. Oggi in Italia sta tornando il dibattito sul nucleare e taluni sondaggi mostrano una maggiore disponibilità del pubblico rispetto al passato, ma l'esperienza e il monito di Chernobyl pesano ancora molto. I tempi di realizzazione di nuove centrali sono comunque lunghi, stimati in 8-10 anni, tenuto conto anche delle autorizzazioni necessarie anche da parte delle autorità locali.
I tempi strettamente tecnici di costruzione potrebbero essere in teoria più brevi. Per esempio la Finlandia ha sottoscritto un contratto per la costruzione di una grande centrale di 1200 megawatt in soli 36 mesi. Ma che cosa comporterebbe il ritorno al nucleare? I vantaggi sarebbero innanzitutto una maggiore diversità nelle fonti di energia che consentirebbe di abbassare la dipendenza dai paesi a rischio, come i fornitori di idrocarburi, e di difendersi da improvvise variazioni di prezzo. Inoltre, di non produrre gas responsabili dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la sicurezza, le nuove centrali di terza generazione sono progettate per resistere al peggior incidente possibile, come l'impatto di un aereo lanciato da terroristi e la fusione del nocciolo. Senza contare, dicono gli ingegneri, che i sistemi automatici sono ormai in grado di spegnere il reattore in pochi millesimi di secondo al primo segnale di pericolo. E per quanto riguarda l'approvvigionamento? L'uranio è un minerale abbastanza diffuso in natura. Si calcola che le riserve disponibili possano durare 50 anni. Lo smantellamento delle testate nucleari potrebbe poi fornire plutonio in grado di aumentare le riserve. C'è anche la possibilità, con i reattori veloci, che le centrali producano in parte il proprio combustibile. Questo moltiplicherebbe per 70 la quantità di uranio disponibile. Ma aumenterebbero anche i problemi di sicurezza e di costi. Si pensa infine di raddoppiare i tempi di vita delle centrali portandole ad una durata di 60 anni. Naturalmente c'è anche il rovescio della medaglia, perché è una fonte di energia che può creare conseguenze molto pericolose se qualcosa va male. Qual è la possibilità che si ripeta una nuova Chernobyl? I primi reattori nucleari hanno cominciato a produrre energia dagli anni 60. Oggi ce ne sono 441 in funzione. Se addizioniamo gli anni in cui ognuno di questi reattori ha funzionato, scopriamo che in totale raggiungiamo i 12.000 anni. In 12.000 anni cumulativi di produzione di energia, gli incidenti più gravi sono stati solo due. Stati Uniti, 1979, Three Miles Island, fusione di circa metà del nocciolo causata da guasti meccanici aggravati da errori umani. Nessun rilascio significativo di radioattività nell'ambiente, perché già all'epoca i reattori occidentali erano isolati dall'esterno con spesse cupole di cemento armato. Nel 1986, Chernobyl, fusione del nocciolo causata da grave imperizia degli operatori e difetti progettuali del reattore. Nessuna cupola protettiva isolava il reattore dall'esterno. A 20 anni da Chernobyl, è possibile il ripetersi di un simile disastro? Da quell'epoca questo particolare reattore moderato a grafite è stato abbandonato e in tutte le centrali del mondo si impiegano reattori moderati ad acqua, eccetto alcuni reattori di quel tipo ancora in uso nell'ex Unione Sovietica. Un incidente tipo Chernobyl non può quindi accadere oggi, perché i reattori sono completamente diversi. Ovviamente stiamo molto attenti alla sicurezza delle centrali per controllare che tutto proceda bene. Ma una nuova Chernobyl non è più possibile. L'Agenzia Mondiale per l'Energia Atomica usa una scala analoga a quella dei terremoti per valutare gli incidenti nucleari. Una scala che va da 0, incidente irrilevante, a 7, disastro tipo Chernobyl. In questa particolare classifica, a parte Three Miles Island classificata a 5, ci sono stati solo due altri incidenti classificati con un 4, cioè abbastanza seri. In Francia nel 1980 e in Giappone nel 1999, che però avvenne non in un reattore, ma in un impianto di riprocessamento. Altri incidenti sono tutti classificati con numeri più piccoli e quindi a rischio più basso o inesistente. Il settore nucleare militare non rientra in queste statistiche. Ma le centrali nucleari producono scorie che rimangono radioattive per tempi lunghissimi. È un problema del resto che già esiste oggi, perché i 400 e più reattori nucleari in attività hanno prodotto e continuano a produrre in continuazione delle scorie radioattive. Dove metterle e con quali rischi?
La tecnica attuale per conservare le scorie radioattive è di affogarle in una matrice di ceramica o di vetro in modo che non possano muoversi. Poi vengono rinchiuse in recipienti speciali, a loro volta chiusi dentro altri recipienti e infine immersi nel calcestruzzo. Dopo questo trattamento, per isolarle dall'ambiente esterno, dovrebbero essere trasportate in un deposito definitivo. I siti migliori sono le miniere di Salgemma, a varie centinaia di metri sottoterra. Sia negli Stati Uniti che in Germania sono allo studio depositi nucleari in queste miniere abbandonate. Nelle gallerie scavate nel sale, i contenitori delle scorie sono controllati da decine di sensori e possono in qualsiasi momento essere raggiunti e ispezionati. Non sono seppelliti e dimenticati. Il sale garantisce che non ci sono state infiltrazioni d'acqua da migliaia di anni. L'acqua, con la sua azione corrosiva, è infatti il vero pericolo per i recipienti che contengono le scorie. Ma in Svezia si studia un deposito non nel salgemma, ma nel granito, che presenta anche infiltrazioni d'acqua. È uno speciale laboratorio a 700 metri di profondità, dove si stanno valutando nuove tecniche per rendere i contenitori resistenti persino all'acqua. Naturalmente è un regalo avvelenato che si lascia alle future generazioni. Alcuni pensano che in futuro queste scorie radioattive potrebbero essere confinate in qualche sperduta regione, per esempio della Siberia, lontane da qualsiasi centro abitato. Quello delle scorie rimane comunque un problema. E l'altra possibile energia nucleare, quella cosiddetta di fusione, che è considerata da molti la vera soluzione energetica del futuro. Bene, la fusione è da tempo oggetto di molti studi, ma non si vede una soluzione possibile in tempi brevi. È la reazione che tiene acceso il Sole e le stelle, la fusione termonucleare. Da almeno 40 anni numerosi esperimenti hanno tentato di replicare questa reazione anche sulla Terra per ricavarne energia. Sarebbe una fonte quasi inesauribile, poiché i vari atomi di idrogeno necessari alla fusione si possono estrarre o dall'acqua di mare o dal litio, un metallo molto comune nella crosta terrestre. Le cose si sono rivelate più complicate del previsto. Un nuovo grande reattore sperimentale, ITER, in costruzione in Francia, tenterà di risolvere i molti problemi che ancora rendono la fusione una prospettiva molto lontana. Certo, il compito non sarà facile e richiederà non anni, ma decenni. E per quanto riguarda le fonti rinnovabili, qui moltissimo resta da fare, anche perché non vi è mai stato un vero impegno per svilupparle, dovuto, bisogna dire, in parte anche al fatto che il prezzo del petrolio era basso. Ma quanta energia potremmo noi ricavare in Italia da queste fonti rinnovabili? In proposito, esistono degli studi realizzati dall'Enea e dal CESI Ricerca, e cominciamo dall'energia idroelettrica e geotermica. E le fonti idroelettriche? Purtroppo in Italia i bacini più importanti sono stati ormai utilizzati ed è difficile realizzare nuove dighe a meno di sacrificare intere vallate. La Cina ha costruito una gigantesca centrale da 17.000 megawatt sul fiume Yangtze, spostando 2 milioni di persone in un'altra parte del paese. In Italia sarebbe molto difficile seguire questa strada. Qualcosa si può ancora guadagnare migliorando l'efficienza delle turbine idroelettriche. Infine, rimangono da sfruttare i piccoli salti d'acqua, magari riattivando centrali chiuse da tempo perché antieconomiche. Per quanto riguarda la geotermia, l'Italia, che è un paese vulcanico, ha certamente la possibilità di usare gratis questo immenso calore fornito dalla natura. Attualmente quasi 1000 megawatt vengono prodotti con la geotermia. I tecnici dicono che però rimane poco spazio per ulteriori sfruttamenti su larga scala. E per quanto riguarda il fotovoltaico? In Italia esistono vari impianti sperimentali. Il fatto è che si tratta ancora di un'energia estremamente cara. Naturalmente bisogna investire sempre più nella ricerca per rendere sempre più efficiente il sistema, per esempio grazie alle nanotecnologie. Ma oggi quanta energia è possibile ottenere attraverso la tecnica fotovoltaica?
Serre Persano, in provincia di Salerno, è una delle centrali fotovoltaiche più grandi in Europa. E visitandola risultano chiari i vantaggi e gli svantaggi di questa fonte. È vero che i raggi del sole non costano niente, ma sono molto diluiti e le celle fotovoltaiche sono care e poco efficienti nel trasformarli in elettricità. Risultato? Bisogna coprire di pannelli superfici molto estese. Qui a Serre Persano, per una potenza di 3,3 MW, sono stati costruiti 6,5 ettari di celle fotovoltaiche. Una volta e mezzo Piazza San Pietro. Ma 3,3 MW sono un'inezia in confronto ai 1000 di una centrale standard a gas, carbone o nucleare. Altro problema, anche se la centrale ha 3,3 MW di potenza, va al massimo per poche ore, solo quando il sole è a picco e non ci sono nuvole, e la notte si ferma. Molte ricerche puntano a migliorare i rendimenti delle celle, anche se per le centrali non è forse la tecnologia più adatta, per altre applicazioni può rivelarsi una scelta azzeccata. Ad esempio per località isolate, non raggiunte dalla rete elettrica, o come fonte integrativa per piccole e medie utenze. Specialmente se incentivi fiscali la rendono conveniente. Oggi in Italia, proprio grazie a questi incentivi, ci sono ben 14.000 richieste di nuovi piccoli impianti. Ma tutti insieme produrranno solo una modesta frazione di una normale centrale. Bisogna però ricordare che il kilowattora così prodotto sarà quasi 10 volte più caro di quello ottenuto con altre fonti e diventa conveniente solo perché viene incentivato, cioè pagato da tutti i contribuenti. E l'energia eolica? Beh, in Italia non sono molte le zone che hanno forti venti costanti. Ecco qui proprio una cartina d'Italia che mostra le zone più ventose. In pratica sono situate nell'Appennino meridionale, in Sicilia, in Sardegna. Ma anche detto che certe zone che sarebbero adatte a questi impianti in realtà sono poi riluttanti a destinare vaste superfici di territorio alle torri eoliche, anche perché sarebbero necessarie grandi distese. E questo creerebbe problemi con il paesaggio. Infatti, per realizzare delle centrali di dimensioni consistenti, è necessario disporre di un numero grandissimo di torri. Il modello attualmente più grande ed efficiente comporta torri alte 100 metri, come grattacieli di 33 piani, con pale che coprono un diametro di 80 metri. Per ottenere 1000 MW di energia, cioè quanta ne produce una centrale standard, occorrerebbero 500 di queste torri. In realtà, poiché il vento non è continuo, si calcola che la resa sia soltanto un terzo. Quindi, per produrre in modo costante 1000 MW, occorrerebbe un numero altissimo di questi grattacieli disposti su enormi superfici. Inoltre, la disposizione dovrebbe essere molto particolare per evitare che le torri si facciano schermo a vicenda. C'è poi il problema della fornitura a singhiozzo sulla rete che richiederebbe centrali di supporto per compensare i periodi di bassa resa. Ma quanta elettricità si può produrre in Italia in questo modo? Oggi l'eolico installato in Italia ammonta a 1700 MW. Secondo l'Enel se ne potrebbero aggiungere altri 2000, in teoria l'equivalente di 4 centrali di tipo standard, ma con una resa ridotta a un terzo per via dei venti non costanti. Un caso particolare è quello della Danimarca. La Danimarca possiede vaste distese di torri eoliche, ma in gran parte disseminate sul mare grazie al fatto di disporre di bassi fondali. In Italia, invece, nel Tirreno i fondali sono in genere profondi, mentre nell'Adriatico di solito non c'è molto vento. Quello che sarebbe però molto utile e fattibile è una distribuzione di piccoli impianti destinati all'uso sul territorio locale, così come potrebbe avvenire per l'energia solare fotovoltaica. È un modello puntiforme da incentivare il più possibile. Un'altra energia alla quale si sta guardando per il futuro è l'energia del mare. Da molti anni esiste già in Francia una centrale maremotrice sull'Atlantico e che sfrutta un particolarissimo sito vicino a Saint-Malo, dove la spinta delle maree permette di innalzare il livello delle acque fino a 12-13 metri, ma è un caso rarissimo. C'è l'idea di sfruttare anche le correnti e si cercano dei siti giusti. In Italia, del resto, ne esisterebbe uno adatto nello stretto di Messina.
In tutto il mondo si stanno studiando questi problemi delle correnti per capire quali sarebbero i costi per ancorare grandi strutture sotto il mare e difenderle dalla corrosione, non solo, ma ottenere poi una resa energetica accettabile. C'è infine un'altra fonte rinnovabile sulla quale si sta puntando molto oggi ed è quella delle biomasse. L'80% delle automobili vendute l'anno scorso in Brasile è in grado di usare benzina, bioetanolo o una combinazione dei due carburanti. Il bioetanolo ricavato dalla canna da zucchero copre un terzo del mercato delle benzine. Questo carburante, come il biodiesel, si ottiene trasformando biomasse, ad esempio eccedenze agricole o piante appositamente coltivate. Il vantaggio, oltre che economico, è ambientale. Bruciando biocombustibili si riemette infatti nell'atmosfera l'anidride carbonica assorbita dalle piante e che verrà di nuovo riassorbita nel prossimo raccolto. Anche tenendo conto dell'energia usata in agricoltura e nella trasformazione, il risparmio nelle emissioni è di 2/3 rispetto alla combustione di derivati del petrolio. Perché non utilizziamo biocombustibili anche in Italia su larga scala? Perché c'è un limite preciso: lo spazio. Il Brasile, che è un paese immenso, può permettersi di dedicare al bioetanolo milioni di ettari di coltivazioni di canna da zucchero. Nel nostro clima possiamo produrre biodiesel, che si ottiene da oli vegetali come la soia o la colza, ma per un'auto media che fa 10.000 km l'anno ci vuole circa un ettaro di terra e le auto in Italia sono 35 milioni. Per farle andare a biodiesel occorrerebbe dunque coltivare una superficie molto più grande di quella dell'intero paese. E per risparmiare meno del 5% del solo petrolio che consumiamo, bisognerebbe coltivare a biomassa l'intera superficie della pianura padana. Un discorso a parte è quello dell'idrogeno. Abbiamo tutti visto quei prototipi di automobili che viaggiano a idrogeno e che producono come gas di scarico semplicemente vaporacqueo, cioè acqua fresca. Anche noi avevamo presentato una di queste auto qui a Superquark. È evidente che questa nuova tecnologia deve essere sviluppata per quanto possibile ed è molto utile, per esempio, per evitare di sporcare l'aria delle città con tutte le conseguenze che ne possono derivare sul degrado dei monumenti, gli inquinamenti dell'atmosfera, la salute, eccetera. Il problema è che l'idrogeno non esiste in natura così come esiste il petrolio, il gas o il carbone. Per produrlo bisogna separarlo, per esempio, dall'acqua e per fare questo occorre energia. Quindi si torna ai problemi dei costi. Quali sono le prospettive dell'idrogeno? Esistono ormai numerosi prototipi di auto a idrogeno e le ricerche sulle pile che producono energia con questo gas sono molto avanzate. Le celle più innovative usano speciali membrane che le rendono 2 volte più efficienti di un motore a benzina o diesel. Unico problema è il costo. Sono 50 volte più care. Ma il vero collo di bottiglia dei trasporti a idrogeno è la rete di distribuzione. Difficilmente un automobilista comprerebbe un'auto a idrogeno se poi non trova i distributori per rifornirsi. Dall'altra parte, il costo per costruire una rete di distribuzione è così alto che senza milioni di auto a idrogeno già in circolazione, l'investimento è troppo rischioso. Insomma, un classico cane che si mangia la coda e impedisce all'idrogeno di decollare. Ci sono anche altri problemi. L'idrogeno non si trova in giacimenti come il carbone o il petrolio. Va prodotto. Se per produrlo si usano combustibili come il metano, l'impresa non ha senso, perché si ottengono gli stessi inquinamenti e per di più nella trasformazione si perde energia. Produrlo da fonti rinnovabili o dal nucleare costa caro. Infine, c'è anche da considerare che l'idrogeno è un gas molto infiammabile e bisogna trovare la tecnica di immagazzinarlo in modo sicuro. Sono allo studio serbatoi fatti di spugne metalliche che assorbono idrogeno o lo rilasciano a seconda della temperatura. Sono più sicuri delle bombole dove questo gas viene compresso a un centinaio di atmosfere, ma sono molto pesanti e costosi. È vero, l'idrogeno è un combustibile pulito che non inquina, ma gli ostacoli per sostituirlo alla benzina sono ancora numerosi.
È evidente che tutte le fonti energetiche rinnovabili debbano essere sviluppate al massimo, ma allo stato attuale presentano alcuni notevoli inconvenienti, in particolare il costo. E questo riguarda soprattutto l'Italia, che ha già un costo del kilowattore molto più alto degli altri paesi europei e che quindi più difficilmente potrebbe permettersi di utilizzare fonti ancora più costose. Ecco in proposito il costo di produzione di un kilowatt a seconda della fonte energetica usata. Sono cifre soltanto indicative che danno semplicemente un ordine di grandezza approssimativo, perché poi in realtà al loro interno comportano molte variabili. Allora, idroelettrica 2 centesimi di euro, nucleare 2 centesimi di euro, carbone 4, petrolio 7, gas 6, eolico 8, fotovoltaico 36. Ci sono però alcune importanti riflessioni da fare a proposito delle energie rinnovabili. La prima è che se si vuol far crescere una pianta bisogna innaffiarla, altrimenti si inaridisce. E così è per queste nuove fonti. Se si investe nella ricerca, se si creano incentivi, la resa cresce e i costi diminuiscono. La seconda osservazione è che quando si parla di costi dell'energia si dimentica che l'energia tradizionale, in particolare quella dei combustibili fossili, ha dei costi non visibili, ma che a un certo punto devono essere pagati e sono quelli dovuti ai danni ambientali che queste energie provocano. Facendo i conti in questo modo diverso, le cifre cambiano e le differenze di prezzo diminuiscono. La terza considerazione è che le fonti rinnovabili sono già disponibili qui in casa, non si debbono importare dall'estero, con tutti i problemi di dipendenza e di prezzi. Secondo i calcoli del CESI Ricerca, tutte insieme, cioè eolico, biomasse, fotovoltaico, ma anche idroelettrico, geotermico e inceneritori, oggi rappresentano il 7% dei consumi energetici totali, con l'idroelettrico nella parte del Leone con il 5%. Nel 2010 o poco dopo si prevede l'aumento di un solo punto percentuale. Il modello che appare più adatto per le rinnovabili non è quello di grandi centrali, ma di una produzione di energia distribuita nel territorio. Ecco quello che viene considerato uno degli esempi migliori. Varese Ligure, piccolo comune in provincia di La Spezia di 2.358 abitanti, che grazie a due turbine eoliche e a pannelli fotovoltaici riesce a generare elettricità sufficiente ai suoi fabbisogni. Gli impianti di Varese Ligure vendono alla rete nazionale l'elettricità generata quando questa supera il proprio bisogno e poi la riprendono quando i loro impianti rinnovabili non ne producono abbastanza. Insomma, una contabilità un po' complicata di kilowattore che ha bisogno di una rete nazionale di supporto, ma si conclude con un sostanziale pareggio. Varese Ligure si autoproduce la propria elettricità. Un altro esempio considerato molto interessante è quello di Brunico, Trentino Alto Adige, dove un impianto che utilizza biomasse locali, trucioli e segatura di legno, produce sia elettricità sia acqua calda per riscaldare l'80% delle abitazioni. Diversi comuni, specie i più piccoli, stanno seguendo questa strada, una strada che sicuramente porta a risparmi, incoraggia nuove industrie e può favorire l'occupazione, ma che naturalmente non può sostituirsi alla grande produzione di energia elettrica di cui un paese industrializzato ha bisogno. Quindi, da un lato occorre spingere al massimo la ricerca e gli incentivi in questo campo, ma dall'altro rendersi conto che sono fonti, per il momento, limitate e care. Nel corso di questa serata, partendo dal disastro di Chernobyl, abbiamo visto quali sono i problemi che pone lo sviluppo energetico. Da un lato, una profonda trasformazione della società, anche per quel che riguarda la liberazione da antiche servitù e ignoranze e lo sviluppo economico e educativo. Dall'altro però, ogni volta che si gira un interruttore, si producono guasti da qualche parte. Inquinamenti dell'atmosfera, dell'acqua, disastri ambientali, rischi di cambiamenti climatici, stragi nelle miniere, competizioni per il possesso di giacimenti petroliferi,
e anche vulnerabilità nei rifornimenti, costi elevati per percorrere strade nuove. Tutto questo porta a una considerazione conclusiva molto importante, cioè che ogni energia ha i suoi pro e i suoi contro, i suoi benefici e i suoi rischi. E non si può pensare di utilizzare una qualunque fonte energetica senza pagarne in qualche modo il prezzo e le conseguenze. Il bianco e il nero sono intimamente legati. Non si può avere, come dice il proverbio, la botte piena e la moglie ubriaca e l'uva nell'orto e continuare a aumentare, come stiamo facendo, i consumi dell'equivalente di 14 milioni di barili l'anno. Del resto anche i paesi in via di sviluppo aumentano i propri consumi, perché per costruire scuole, creare occupazione, realizzare case, strade, creare industrie e trasporti, occorre moltissima energia. Il nostro quindi sarà un mondo sempre più pieno di centrali, di ogni tipo, a petrolio, a gas, a carbone, nucleare. Tornare indietro si può. Sembra irrealistico pensarlo se non a prezzo di gravissime crisi e tensioni. Anche se c'è qualcuno che pensa che in realtà saranno i fatti stessi a imporre un limite ad una crescita che non potrà continuare in modo abnorme e ad un certo punto si scontrerà contro un numero crescente di barriere. Per questo da tempo gli ambientalisti affermano che è il modello di sviluppo a essere sbagliato. Non è soltanto una questione di disponibilità di risorse energetiche del loro prezzo. Il problema è che di fronte a questa crescita abnorme, che lascia un'impronta sempre più profonda sul nostro pianeta, bisogna adottare dei modelli più compatibili, agendo ovunque sia possibile. Tra l'altro esiste una fonte energetica a bassissimo prezzo che è già disponibile ed è il risparmio di energia, perché è incredibile lo spreco che esiste oggi. Al punto che sarebbe possibile realizzare grandi risparmi senza diminuire il livello di vita, agendo sulle strutture e anche sui comportamenti. E c'è un esempio illuminante in proposito, è quello della città di Friburgo, in Germania. Una volta la città tedesca di Friburgo era famosa per l'università, il vino e la vicina foresta nera. Oggi invece è famosa perché è la più ecologica d'Europa. Tutto è cominciato nel 1970 quando il Land del Baden-Württemberg decise di costruire una centrale nucleare a 30 km da qui. Dopo 5 anni di proteste, il Land rinunciò alla centrale, ma Friburgo era ormai diventata la culla dell'ecologismo tedesco. Un ecologismo che fa sul serio. Chi arriva se ne accorge già alla stazione ferroviaria. La sua facciata alta 19 piani è rivestita da 240 pannelli fotovoltaici che trasformano la luce del sole in energia elettrica. Accanto c'è un parcheggio per biciclette da 1000 posti, anch'esso naturalmente provvisto di impianto fotovoltaico. In questa città di 200.000 abitanti ci sono infatti ben 500 km di piste ciclabili e più di un quarto degli spostamenti viene fatto in bicicletta. Il trasporto pubblico è eccellente, tanto che dal 1980 i viaggiatori sono raddoppiati. Le automobili invece non possono entrare nel centro storico e ad eccezione delle strade di grande scorrimento il limite di velocità è di 30 km l'ora. Tutti i parcheggi sono a pagamento, sempre più cari a mano che ci si avvicina al centro. Non stupisce che, nonostante l'aumento del numero dei veicoli, gli spostamenti in automobile siano diminuiti, un caso unico in Europa. L'orgoglio di Friburgo è però il nuovo quartiere di Vauban, 5.000 abitanti, a 10 minuti di bicicletta, naturalmente, dal centro. Qui l'uso dell'automobile è così scoraggiato che metà delle famiglie ha deciso di farne a meno. Ma qui ci sono anche delle case speciali. A parte le fondamenta, queste villette sono in legno e isolate termicamente. Le finestre hanno i tripli vetri. L'energia di cui hanno bisogno è appena il 17% di quella consumata da una casa tradizionale delle stesse dimensioni. Essa è fornita da pannelli solari e da una piccola centrale alimentata per l'80% con trucioli di legno che fornisce il riscaldamento e un terzo dell'energia elettrica.
Altre villette, invece, producono addirittura più energia di quanta ne consumano, grazie all'isolamento termico, all'esposizione a sud dei grandi tetti fotovoltaici e ad uno speciale sistema di ventilazione che scambia il calore dell'aria che entra con l'aria che esce. L'energia in più viene venduta alla società elettrica cittadina. L'edificio più singolare è però l'Heliotrop, una casa solare che ruota su se stessa. D'inverno la parte vetrata è orientata verso il sole, in modo da assicurare gran parte del riscaldamento. D'estate dal lato opposto. Anche l'impianto fotovoltaico che si trova sul tetto si orienta automaticamente verso il sole e produce da 5 a 6 volte più energia elettrica di quella consumata dall'edificio. In tutta la città la raccolta dei rifiuti è differenziata e il volume della raccolta è stato ridotto a un terzo rispetto al 1988, un risultato eccezionale. I rifiuti non riciclabili vengono inceneriti, naturalmente per produrre energia. Non è un caso se qui è stato aperto il più grande centro di ricerca europeo sulle tecnologie solari e qui si svolgono le più importanti fiere mondiali sulle energie rinnovabili. Persino il tetto della tribuna dello stadio è coperto di pannelli fotovoltaici. Ma a 30 anni di distanza, che cosa insegna davvero l'esperienza di Friburgo? Che risparmiare molta energia sui trasporti è possibile e facile, migliorando anche la qualità della vita in città. E che risparmiare moltissima energia negli edifici è possibile, ma non è facile. Occorre infatti modificare gli edifici esistenti, o ancora meglio, costruirne di nuovi, appositamente concepiti a questo scopo. È questa la vera difficoltà, perché se costruire o trasformare un gruppo di edifici è una cosa fattibile, trasformare un'intera città è un'impresa molto più difficile. Trasformare poi un'intera nazione lo è ancora di più, ma è sui grandi numeri che si fanno i bilanci energetici. In Italia, lo sappiamo, la coibentazione degli immobili nuovi, ma ancor più di quelli vecchi, è estremamente inefficiente o non esiste quasi del tutto. Un paese del sole come il nostro, inoltre, dovrebbe spalmare su tutti i tetti quei pannelli solari per l'acqua calda che consentono di risparmiare notevolmente sui consumi e sul riscaldamento, visto soprattutto il costo del nostro kilowattore che è quasi il doppio di quello dei paesi nostri concorrenti europei e che comporta ogni anno una bolletta di 60.000 miliardi di vecchie lire. È qualcosa che si comincia a incentivare, ma c'è tantissimo da fare, così come ci sono tanti altri risparmi passivi e attivi. Eccone un possibile elenco. Tra luce e riscaldamento, la famiglia media italiana spende qualcosa come 2.000-2.500 euro all'anno. E allora, ecco alcune idee per alleggerire la bolletta energetica. Consiglio numero 1. Siamo circondati da apparecchi che consumano corrente anche quando non sono in funzione. La spia del televisore, quella del DVD, l'orologio dello stereo e perfino il caricabatterie del cellulare. Basterebbe spegnerli completamente per risparmiare oltre 500 kWh all'anno, pari a 80 euro. Consiglio numero 2. Cambiare le lampade a incandescenza con quelle a basso consumo. Sostituire 5 lampadine da 100 watt con quelle di nuova concezione porterebbe ad un risparmio annuo fino a 50 euro. Consiglio numero 3. Arginare la voracità degli elettrodomestici. La regina dei consumi è la lavatrice, seguita dalla lavapiatti e dal forno elettrico. Un buon modo di risparmiare è scegliere cicli di lavaggio a basse temperature. Un programma a 90 gradi equivale a 2 cicli a 40 gradi più 1 kW di risparmio. Alla fine dell'anno avrete fatto il doppio dei lavaggi e risparmiato altri 45 euro. Una raccomandazione importante. Al momento dell'acquisto leggete con attenzione l'etichetta energetica e scegliete modelli a basso consumo. L'Enea ha calcolato che utilizzati in modo intelligente, gli elettrodomestici vi faranno economizzare oltre 1000 kWh e sulla bolletta ci saranno 180 euro in meno. Consiglio numero 4. Non dimenticate che il costo maggiore è comunque il riscaldamento, che da solo contribuisce per il 78% della nostra spesa energetica. Ma guardate dove vanno a finire i vostri soldi.
La telecamera a infrarossi mette in luce la fuga di calore dai nostri edifici. Un accurato isolamento delle pareti permetterebbe notevoli risparmi. Ma questi interventi sono spesso costosi e fuori portata del singolo. Ricordatevi invece di tenere chiuse le finestre durante le ore di accensione. Se potete, mettete i doppi vetri e la spesa per il riscaldamento scenderà del 20% con altri 300 euro risparmiati. Fate poi attenzione ai termosifoni posti nei vani sotto le finestre, dove la parete è più sottile. In questi casi un pannello isolante inserito contro il muro può dare ottimi risultati. Consiglio numero 5. In casa non dovrebbero mai esserci più di 20 gradi. Con poche decine di euro potete installare valvole termostatiche su ogni singolo radiatore e impostare un piano specifico studiato sulle vostre esigenze per ogni giorno della settimana. In questo modo, il risparmio annuo previsto per una famiglia tipo sarà di circa 70 euro. Consiglio numero 6. Evitate di scottarvi con l'acqua calda. Regolate il termostato in modo da non dover miscelare acqua bollente con quella fredda. Gli effetti sulla bolletta saranno in media di 50 euro all'anno. La somma di tutte queste soluzioni arriverebbe a 775 euro, ma è prudente calcolare un risparmio medio di 500 euro. In tempi di crisi energetica, con il prezzo del petrolio alle stelle, si torna a parlare del sole. A che punto siamo? Gli impianti per la produzione di acqua calda per uso domestico sono ormai economicamente validi, ma la loro diffusione è lenta, forse perché manca ancora nel nostro paese una sensibilità diffusa al problema. Alcuni ricercatori hanno calcolato che con i pannelli solari sarebbe possibile per la famiglia media risparmiare almeno 200 euro l'anno. Molto di più potrebbero fare tutte quelle piccole e medie industrie, e sono tante, che hanno bisogno di acqua calda tra i 60 e i 150 gradi per le loro lavorazioni. Con i pannelli potrebbero dimezzare il loro fabbisogno elettrico. L'attesa maggiore è però per la diffusione dei pannelli fotovoltaici, ma i loro costi sono ancora elevati. Dalla fine del 2005 sono disponibili incentivi per promuoverne la diffusione. Lo Stato è pronto a contribuire per ogni kilowatt fotovoltaico con mezzo euro, più del doppio del suo prezzo di mercato. Per le famiglie si tratta comunque di un investimento a lungo termine, perché per rientrare del costo iniziale e cominciare a intravedere reali benefici economici ci vorranno 10 anni, sempre che il prezzo del petrolio non continui la sua corsa al rialzo. Tutto questo non basta certo per risolvere i problemi energetici, ma è comunque pur sempre un buon affare sia per l'ambiente che per le nostre tasche. Sono scelte però che vanno fatte al più presto, perché i tempi sono molto stretti. Mancano del resto anche gli investimenti nella ricerca, e non soltanto a livello italiano. C'è in giro poca consapevolezza delle conseguenze provocate dall'ingresso di miliardi di nuovi individui nel mondo dell'energia e dell'urgenza di trovare soluzioni che permettano di evitare gravi crisi, crisi dentro le quali si troverebbero i giovani d'oggi. Un'ultima cosa, ogni scelta energetica, qualunque essa sia, ha il suo prezzo. Non si può pensare di averne solo i vantaggi, perché in realtà bisogna decidere prima quali sono le conseguenze che si è disposti a accettare, se l'effetto serra, oppure i rischi ambientali, oppure i maggiori costi, oppure la frugalità, eccetera. E poi scegliere le energie relative. Ogni scelta, insomma, è come un pacchetto in cui sono inseparabili gli aspetti positivi e negativi. Isolare ogni singolo rischio o vantaggio e discutere solo su questo è del tutto fuorviante se non lo si colloca in un quadro d'insieme. Grazie per averci seguito e ricordate di spegnere stasera la lucina del televisore prima di andare a letto. Buonanotte.